Radio Firenze. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. La stampa italiana oggi in edicola si sofferma sullo show di ieri sera al Franchi, con la presentazione davanti a circa 10.000 sostenitori gigliati del fenomeno francese Franck Ribéry. Tanto entusiasmo in città per questo colpo ad effetto, che molto probabilmente però non sarà l'ultimo per questa stagione. In mattinata atterrerà a Firenze il presidente Rocco Commisso, che nel pomeriggio presenterà in conferenza stampa i nuovi sponsor. Il patron è però atteso in Italia anche per assistere alle prime due sfide della nuova Serie A e per annunciare qualche nuovo colpo da consegnare a Vincenzo Montella. Rafinha e Berardi sono i nomi caldi per il reparto offensivo, come alternativa degli ultimi giorni Suso e De Paul, mentre in difesa si lavora per la zona centrale. Caceres a parametro zero è l'ultima idea, ma sono sempre vive le piste che portano a Bonifazi del Torino, ma soprattutto a Tonelli del Napoli. In uscita invece Biraghi sembra destinato a vestire la maglia dell'Inter, mentre in mediana potrebbero partire sia Dabo, direzione Turchia, sia Essrik per un ritorno in Francia. Per Fiorentina1.com, Pasquale De Stefano. Viola Tweet, Viola Tweet, a cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.